Tommaso Zadra, 29 anni, ad un anno dal primo caso Covid, che cosa ti ha lasciato questo anno di pandemia in un'emergenza sanitaria? Ma sicuramente ha lasciato tanto caos, soprattutto tanto caos nell'informazione, nelle indicazioni, moltissime opinioni che tuttora ancora non sono uniformi, quindi un po' anche una sfiducia, no? Nelle informazioni, non sai mai a cosa andare a credere, tutto può cambiare, quindi anche un po' ancora tanta instabilità su quello che possono essere, su quello che può essere anche il futuro estremamente prossimo, nel senso che le cose un giorno sono così, domani cambiano, quindi sicuramente questo è una delle cose che sicuramente ha lasciato. Dall'altro anche un po' di desolazione, nel senso che la nostra routine è cambiata drasticamente, le nostre abitudini, le nostre attività, quindi soprattutto anche dal punto di vista sociale, questo ha cambiato radicalmente le nostre vite. Insomma. Vendi del vaccino una speranza e se sì ti farai vaccinare? Allora, io in realtà sono già stato vaccinato, essendo professionista sanitario, e in realtà sì, la speranza è che poi quando si raggiungeranno una quota di persone vaccinate sufficienti, insomma, le cose possano cominciare a cambiare, nella speranza, insomma, sì. Che... Sei un fisioterapista, hai lavorato anche nei reparti Covid? Ho avuto l'occasione di lavorare per un periodo in reparto Covid, sì, esattamente, a Conselve, nell'ospedale U6, insomma, sotto l'U6. E... Com'è stato? È stata un'esperienza intensa, nel senso che comunque lavori bardato, col caldo, nel senso non devi comunque lavorare, però comunque è bello, nel senso a contatto comunque con queste persone. La mia professione ha lo scopo un po' di aiutare queste persone, magari quelle che sono state colpite più gravemente dal Covid, a riprendere le proprie capacità, riprendere a stare seduti, riprendere a respirare bene, riprendere a camminare, quindi ritornare un po' pian pianino alla vita che c'era prima, quindi insomma è stato interessante come esperienza. Grazie.